Ciao a tutti! Oggi, per questa puntata speciale di Halloween, sono tornato a Mombello insieme a Gianna e a tutti i ragazzi del gruppo speleologico del CAI di Varallo. E sarà un'esplorazione molto interessante. Oh yeah! Fai te il conto, così ci sono. Ecco gli ultimi preparativi prima di scendere nei sotterranei. Ci siamo tutti? Oh yeah, siamo pronti per scendere. Ah, ma non ho fumato la sigaretta, che non è una sorella. Mi sa che dovrei fumare. No, non ci fai più, ci prende in faccia. Ci sono terrani. Esattamente, di qua si parte. Ed eccoci arrivati al corridoio che porta al reparto degli agitati, qui in fondo. E adesso ci andiamo. Ci ho filmato. E poi? Siamo qui sotto, i lavori stanno procedendo un po' rilento perché il muro è duro, la punta del trapano addirittura non arriva dall'altra parte e adesso i ragazzi stanno provando a mano a tirare giù almeno un paio di mattoni per poter infilare l'endoscopio. Visto? Purtroppo il muro è più spesso del previsto. No, vai, devo lasciar perdere. E finalmente, dopo un bel po' di mattonate, di legnate sui mattoni, viene estratto l'endoscopio perché un buco dovrebbe essere praticato. Si dovrebbe essere riusciti ad arrivare dall'altra parte. Ok, va? Dai. E mi tira? Ok, vai. Aspetta che ti do un zitto. No. Niente. Aspetta un attimo che lo pigliamo. Trapano? Era sempre chiesto trapano, ma dai. Ma al primo tentativo il buco è sporco e va pulito. Vai. Vai dentro. È molto sporco. Vai. Zicaglielo. Vai. No. Chiudi un cazzo. Ti hai finito già qui la stramezza allora. Vai, tira fuori. E quanto è? Quanto sei dato dentro? Ma comunque c'è questo problema che il muro è troppo spesso e dietro i mattoni c'è il cemento. Pensavo quindi. Una mattonata. 40 cm di mattonata. Di più. Questa sarà 60. Anche di. Sì, 60 tutto. Vuol dire almeno 2 giorni. Guarda qua, questi qua erano come delle carrupole, No, quelli erano. Questi qui erano i passaggi dove c'erano le tubazioni. Dove passavano. Dove erano appoggiati i tubi. Sono venuti delle costruzioni qua. Guarda, erano certo anche. Oh sì, qua sopra con l'umidità che c'è, ma qui è ancora poco. Ci sono altri posti qua sotto più avanti. Dello stillicidio. Dove proprio. No, altri posti dove proprio piove dentro. Dai, 2 centimetri alla volta salta. Se continuiamo così per Natale magari sì. Va bene, noi del GSCV abbiamo provato a fare sfondare questo muro.
Purtroppo abbiamo trovato un problema, che questo muro qua è molto più spesso di quello che dovrebbe essere. In realtà almeno 60 cm, arrivare qua con una punta da 70-80 per mettere dentro il nostro endoscopio e per verificare cosa c'è dall'altra parte della stanza. Ritorneremo più avanti per lavorare meglio. Ora per intanto lasciamo fermi un attimo i lavori e arriveremo con mezzi più idonei. Oh yeah! E naturalmente ritorneremo anche noi per riprendere, perché è interesse anche di tutti i lettori di 7 News ormai sapere cosa c'è dietro a quel muro, proprio lui. Purtroppo il muro era troppo spesso, come ha detto Danilo, e adesso tiriamo su un po' di attrezzatura e continuiamo il giro nei sotterranei. Qui per tutto il corridoio ci sono cavi strappati che le altre volte non erano strappati così. Vuol dire che gente è venuta a vandalizzare e questo non è una cosa bella, anzi è molto male. Anche questi cavi si vede che sono tutti stati divelti dai loro attacchi. Questi sono i vandali. Bella gente, eh? Lei sta riprendendo, eh? E finalmente siamo arrivati all'incrocio dove da una parte a sinistra si va al locale caldaie, da dove si può accedere a un livello inferiore di sotterranei, e qui invece c'è il famoso tunnel napoleonico. Chissà che questa volta non ci entriamo davvero. Oh yeah! Invece non dovrebbe essere chiuso. Ma ci sporchiamo tu. Sì, di brutto. Ok, è fatto, sei riuscito? Sì, sì. Faccio il giusto per sicurezza. Allora. E siamo entrati dentro al tunnel, quello lì ingresso, da dove fuori c'è Gianna che ci sta riprendendo. No, aspetta, non ancora. Ecco Marco, ciao. Ciao. È nel tunnel napoleonico, quindi quello che Napoleone ha fatto in caso di assedio, dovrebbe portare fino a Monza, infatti la direzione è quella, e stanno esplorando. Dentro non c'è nulla, a destra di Marco, ora mi vedo in giro. Qui ci sono anche tombini dove una volta scorrevano acque. Qui c'è una mattonata. Qui c'è una via di fuga. Dai, vai piano. Dove? Aspetta, c'è tutta la mattonata. Tutta la mattonata, questa qui è una via di fuga. Ah. Sì, è vero, c'è. Finisce lì? No, c'è il muro, ma è stato sfondato, continua. Ah. Wow. Vado dentro solo io, te. State distanti uno dall'altro. Purtroppo io sono uscito dal tunnel perché la posizione è tutto piegato, acquattato giù per passare, con i problemi che ho alle vertebre facevo troppa fatica, ma gli altri ragazzi sono dentro che stanno andando in fondo e hanno scoperto che in fondo c'è un muro sfondato dove una volta era chiuso e quindi stanno andando a esplorare. Vedremo poi cosa hanno ripreso. Carlo, ne manca noi? Andiamo. Thank you.
in fondo manca l'aria. Infatti. E comunque è stato chiuso. Ah, è stato chiuso, sì. Proprio? Sì, sì. Ma non si riesce a buttare giù. C'è un pozzo. Un pozzo? Un muro portante. Non è che è il pozzo di cui parlavamo prima? Che il mio collega ma no. Quasi di più. Stanno uscendo gli speleologi. Non mi filmate. Mi senti in soggezione. Oh. Lontana, manca l'aria dentro. Ah, manca l'aria, va bene dentro. Manca proprio l'aria dentro, non respiri più. Racconta com'era in fondo. C'è praticamente un pozzo. Un pozzo? Sì, hanno intercettato la galleria. E hanno fatto un pozzo e c'è un tombino sopra con una scaletta in ferro, però tutto arrugginito, non si riusciva ad aprire. Ha intercettata purtroppo la galleria in fondo. Ah. Dopo circa un 100 metri hanno costruito una struttura in cemento armato. Ah. Praticamente un pozzo per far confluire le acque reflue. Quindi proprio non ci si passa più. Non ci si passa, una volta che hanno cementato con questo. Però la galleria sì, una via di fuga scavata nella terra. Sì, purtroppo poi ormai interrotta, dopo 100 metri viene interrotta. Però con tutto quel di fianco ci sono anche i pezzi in muratura, quello era fatto apposta, non è un cunicolo scavato così per caso. Era una via di fuga proprio. All'inizio è proprio scavato nella terra. Poi dopo si vede che crollava, hanno messo delle mattonate in mattoni pieni. Sì, periodo napoleonico può essere, sicuramente, perché non è cemento ma è proprio calce. E allora possiamo andare a vedere un altro corridoio del genere, qui vicino, proprio qui dietro. Azione! Non toccate che poi è di chimico. Fibre di amianto. Fibre di amianto. Sì, no, queste sono proprio tutte fibre di amianto. Fibre di amianto. Non toccate. Ma com'è possibile che dalle tubazioni che dovrebbero essere chiuse come qui sotto, invece escano queste cose? Perché con l'umidità si sgretola, essendo volatile, l'amianto è cemento. Si lega con l'acqua e fa queste formazioni. Si lega con l'acqua e fa questi cristalli che si possono vedere, però. Si possono vedere, ma è meglio. Sarebbe meglio non vederli. Ed eccoci arrivati nel locale che potrebbe essere quello dove c'erano le cucine. Dove c'è questa strana struttura. E le altre volte i segnalatori qui segnalavano di brutto, infatti ancora adesso si muove. Ah, eccolo, si è mosso. No, io ci ripasso, ecco, ancora si è mosso. Basta. C'è qualcuno che ci tiene compagnia? No. No, arriva niente. Lo so che potrebbe essere la corrente, magari, campi elettrici qua. Però qui no, non c'è un tubo. Sennò questo segnalerebbe che se corresse dentro corrente segnalatore segnalerebbe, invece non c'è proprio niente. Però là, quando siamo appena entrati, il rilevatore ha segnato, ha fatto un paio di scattini. Un'epoca sopra l'altra. Sì, questo qui, eccolo qua. Da qui si entra a un livello, si passa a un livello più in basso. Sì. Qui sotto c'è un tunnel da dove si dovrebbe uscire dall'altra parte. Io scendo. Oh yeah. Tanto le scale qui tengono, le c'ero già sceso.
Senza casco? Sì. Meglio. Fermo. Mi faccio una foto. Un po' più in basso. Allora. Qui sotto, se vi ricordate, ci sono già passato la prima volta che ero venuto. Oh, ancora si è mosso il rilevatore. Strano. C'è una scalata in ferro che tiene comunque ancora. Ah, sì. Ah, questo qua è comodo. Tutto in muratura. Cerca di posizionarti la più bassa. Ma il soffitto è di terra e basta. Quindi è anche abbastanza pericoloso. Quello che c'era dentro nel tunnel napoleonico. Sì, 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 infatti sembra proprio roba dello stesso periodo. E qui si vede. Muratura come nel tunnel napoleonico. E qui nella muratura si vede un buco, un mattone mancante, con dietro un'intercapedine. Vedere. Questa sì che è una figata. Sembrerebbe un'intercapedine. Allora. È un'intercapedine, infatti qui c'è un altro buco. Già. Dove l'intercapedine di dietro continua a girare sempre lì. Anche qua sotto. Anche sotto? Sì, qua c'è. Sì, è vero. C'è uno anche qua. C'è uno anche lì. Così. E c'è una. Non puntatemi la luce, per favore. C'è un altro anche qua. Quindi vuol dire che di là o ci scorreva acqua o c'è un altro passaggio, un qualcosa, però sembra proprio stretto. Sembra un po' troppo stretto per essere. Ma qua è. O per la reazione. Può essere. Ma qua non c'è niente. Non so, sono tanti buchi dove dentro sembra che dietro ci sia. O sembrano chiusi. È un muro di contenimento, questa qua. È scavata nella terra e per tenere su la terra che stava frenando hanno tirato su questo muro. Dici, fatto così, infatti si vedono anche un bel mattone incastrato lì appunto per tenere tutto incastrato. E quindi procediamo. Ecco, di qui c'è una strada avanti che, se non sbaglio, è chiusa. Infatti qui è chiuso. Qui è chiuso, io. E quindi bisogna. Sì, di qua. Ah, no, no, vieni tutta qua. Qui c'è un'uscita. E dovremmo essere dalla parte del locale delle caldaie. Sì, procede qua. Qui c'è delle stanze. Infatti. Sono delle stanze da sotto. Questo è il locale delle caldaie. Siamo nel locale delle caldaie. Ma di là prosegue? Sì, di qui. No, di lì, ma dell'altro ramo, non l'ho visto io. Di qua? No, di là. Quello dove sei andato te davanti prima? No, chiuso, proprio chiuso lì. Dai, che ci sono stanze. Si gira attorno. Ma qua cos'è? No, qui è chiuso. Stanzino chiuso. E di là probabilmente lo stesso. Qua tutto il vetro, tutto un legno marcio. Sono gli anni che l'hanno. È vero. E allora? Si può salire su di qua. Ok. Oh, di qua. Concrezione. Io rinascio da lì. Grazie. È concrezione. Proseguiamo di là. Andiamo? Di là. Dai, riprendi intanto. Eh? Non c'è niente. Come? No, aspetta. E allora dov'è che era?
Qui c'è la scala che va su. Ah, ecco, dove c'è la scala che va su. Vedi com'è facile perdersi in un posto così semplice. Ma gli altri dove sono? Qui, qui. Noi siamo qui, poi non so. Sono tutto, scusa. No, vai. Questo era il locale primo delle caldaie. Siamo ritornati nel tunnel di prima. Esatto, uscendo di qua si ritorna nel tunnel di prima facendo attenzione alle valvole e a tutto l'amianto in giro. Ma lì c'è una luce. Sì, perché ci sono le uscite di qua. Ah, lì c'è l'uscita. Sia a destra che a sinistra ci dovrebbero essere uscite. Una subito a destra, un'altra subito a sinistra. E io volevo vedere un attimo a sinistra. C'è anche un bel eco qua. C'è anche un bel eco qui. Che vuol dire che è ampia. Lì ma c'è la chiesa, c'è scritto lì che è chiesa. Andiamo nella chiesa? No, andiamo a sinistra prima. Ah. Andiamo a sinistra prima. Chi ha Rugi? E sarà il reparto. Sono i reparti, sì. Sono i nomi dei reparti. Diciamo tutti. Più che altro perché volevo verificare l'uscita da questa parte. Che a un certo punto qua, più avanti dovrebbe trasformarsi tutta in mattoni, se non sbaglio. Se no, non so dove siamo. Il corridoio fa una curva. Guardate le concrezioni. Allora fa sì. Tutta calcita questa qua che scende e forma delle concrezioni, come nelle grotte. Questa è molto paragonabile a una grotta ormai qui sotto, con tutta l'umidità che c'è. La terra che c'è sopra che filtra tutti i materiali. Beh, il pozzo anche. Però. Aspetta! Ah, ho capito, no? Ma no, non è possibile. Che roba? È chilometraggio. Ah, ho capito, ho capito! Siamo dalla parte sbagliata. Vabbè, però adesso vediamo ormai. Sì, beh, ormai andiamo. Oh, va che bella scolopendra. Scolopendre, ragni. Dove? Guarda quante. Lì, qui sotto, guardate. Bella questa scolopendra lì. Ma quando ce l'hanno anche qui, se no. Ecco, siamo nel tunnel. E qui siamo arrivati al bivio che porta alla chiesa. Esatto, qui siamo esattamente sotto il palazzo di Napoleone. Questa porta davanti è l'ingresso per entrare al palazzo di Napoleone, naturalmente chiusa. E di qua? C'è no, qualcosa? Di qua c'è una stanzetta, ma non c'è dentro nulla. Nulla, proprio. No, veramente niente. Stanzetta inutile. Niente, questa qui è la porta. Per andare. Si può aprire? No, che non si può. Il palazzo lì si entra da sopra. Ah, ok. Quello lì è utilizzato, non è abbandonato quello. Okay. E di qui dove c'è la scritta Beyond. Dove si va verso la chiesa e anche là probabilmente. Può andare? Sì che si può andare. Ci sarà il muro in fondo murato anche qua. Qui siamo in fondo. Al corridoio della chiesa e infatti qui c'è la scala che portava alla chiesa e qui è proprio murata, qui proprio non si passa. Bastardi, vedi? Si può passare da un'altra parte? Da sopra? Vabbè. Da sopra. Come mai comunicava con la chiesa questo passaggio? Come mai comunicava con la chiesa? Perché qui questi erano proprio i passaggi più antichi. Qui siamo sotto quello, il cancello dove eravamo prima era proprio l'ingresso della villa di Napoleone. E quindi lui aveva anche il passaggio
attorno alla villa, già prima che ci arrivasse Napoleone, già alcune costruzioni che poi sono diventate reparti dell'ospedale erano state trasformate in caserma. Caserma a protezione della villa. Ma visto che è piemontese? A dire il vero, no. E qua era... 1800. Eh sì, ma no, prima i Crivelli già nel 1600 già erano... Poi dopo nel 1800 sì, i piemontesi, ma ancora prima con Napoleone. Napoleone è il primo che l'ha fatto proprio alla grande come caserma. Poi quando Napoleone se n'è andato, è andato in disuso e dopo qualche anno, nel 1860 e qualcosa, è stato trasformato in manicomio, ospedale psichiatrico. E quindi questo era l'accesso alla chiesa. Qui ci sono tombini, vuol dire che c'è un livello anche più in basso. O sarà solo proprio per scarico e basta, che finisce lì, no, finisce lì. Finisce lì. Comunque è in marmo questo. Porta, porta. È in marmo. Ma viene via. Oh. Sì, e beh, sollevando penso di sì, ma è mezzo rotto. È spaccato. E viene via, vediamo. C'è il baracchino, noi ci andiamo. C'è la mazzetta, c'ho lo scalpello io. C'è anche un grillo. È chiuso lì. È chiuso? È un pozzo, sì, è tutto murato intorno. Tutto chiuso, tutto murato, solo un pozzo. Tutto chiuso. Un po' da perdere. Sì. Però c'è un tubo che gli entra dentro da qua. Vuol dire che qualcuno si scaricava, non era solo per lo scolo di qua. Però qui magari... è tutto chiuso. Sì, sì, so perdere. Magari era più basso, più... Sì, poi nel quel tempo si è riempito, è più alto, sai, si è riempito. Tutta la terra che si sedimenta dentro. Sì, sì, sì. Gli scarti. E procedendo per il corridoio, quello che passa sotto al palazzo di Napoleone, in fondo di qua. Abbiamo trovato una parte che sulla mappa non era segnata, o perlomeno Meta Menardi, che trovi in grotta. Era segnata. E in cavità artificiale. Oh, cos'è questo, sto coso? Un ragno? Meta Menardi, morto attaccato dalle buche. Si chiamano Meta Menardi. Loro vivono in ambienti bui con il loro uovo sacco, riescono poi a riprodursi e generare altri ragnari. Cosa strana. È attaccato dalle buche. Sì, sì, si vede. Sì. Però in fondo si arriva a uno strato di mattoni e di là cosa ci sarà? C'è il buco, ragazzi! Di là qualcosa c'è, c'è il buco. Di là invece anche il buco, un buco, un traforo nel muro da dove passavano cavi, tubature. Quindi vuol dire che di là qualcosa per forza. È già bucato? Buono. Il buco. Buono. Vabbè, qua sei. Perché lungo il coso si deve andare avanti. Qui c'è cemento, Ma io ho ucciso un occhio. L'hanno fatta? No. Ma no, non perché c'è... non entra proprio. Non mi entra il coso, almeno così è troppo cattivo di più. Hai ucciso un occhio. Però entra lo scalpello, si muove. Vedi qualcosa un occhio, lo sento dentro la roba. Ma tirato via. Sì. No, ma trovo un cazzo, boh. Prova a terra. Ma tiralo fuori e poi rimettilo dentro. È tutta terra. Sì, ma quanto sarà lo strato di terra? Sì, sì, proprio terra. Proprio terra, terra. Fa... Scusa. Game cazzo. Al buco. Dopo una buona mezz'ora a scavare in fondo al buco, che come avete visto c'entra mezzo bastone, mezzo sbarra, in fondo al buco è tutta terra. Terra, terra. Probabilmente
di là il corridoio continuava, perché questo va in direzione della chiesa ortodossa, però probabilmente l'hanno chiuso, di là il corridoio non c'è neanche più, perché essendo tutta terra deve essere... Hanno fatto un riempimento... Hanno riempito il corridoio. Hanno dovuto mettere la mattonata, se no la terra veniva in qua. Esatto. Siete qua, viene ancora utilizzato, ho dovuto comunque fermare la terra in questa mattonata. Esatto. Portiamo di là. Come si vede proprio il cemento questo. Sì, sì, anche perché il buco in fondo non c'è nulla. Non c'è neanche. Ci sono delle vasche di decantazione qui dentro. Non sono nuove, sono nuove, non sono delle vasche. Una roba nuova. Nuove, nuove. Sì, in effetti i mattoni sono nuovi. Anche sopra. E il di sopra è tutto nuovo. L'hanno fatto passare. Ma ne ho fatte nuove, ma non sono state utilizzate però. Stranamente. Decantazione, acqua... Ma di lì va avanti. Acqua piovana, sì, sì. È bello lungo. Sì, sì, sì. Acqua piovana. Acqua. Bello lungo, in fondo pare che ci sia della luce. Un'altra apertura, un tombino probabilmente. Sì, però, sai, essendo nuova... Ah. Vedi, questa qua è un tubo dell'acqua, l'ha tagliato, l'hanno riempito. Sì. Con delle spalle. Sì, sì, si vede. Vedi come si è qua. E infatti siamo sotto la chiesa, quello è il pavimento nuovo della chiesa, ecco cos'era la roba nuova. Questo è proprio il pavimento nuovo, lì sono i restauri che stanno facendo la chiesa. Questa è la parte sinistra più bella della chiesa. Sì, è proprio bello. Potrebbe essere uno stadio. Qui devo ricordarmi che da lì sinistra e poi destra, sì. Dove abbiamo rotto il primo muro? Ho cercato di... Era il corridoio parallelo a questo. Questo qui invece porta nei centrali, nel riparti centrale, quello dove c'è il SERT, se non sbaglio. Questo è quello di prima, il riparto dove c'era la gabbia, che poi si scende, si passa da sotto e si scende dalle caldaie. E adesso andiamo dritti di qua. Si prosegue, dovrebbe diventare magari di mattoni più avanti, e di qui dovrebbe arrivare un'altra caldaia. Sì, dovremmo arrivare dove c'è un'altra caldaia. Sono le mattonate. E c'è una caldaia che finisce lì. Esatto, questa è la parte, un'altra parte antica. No, ma dai. Questo finisce lì in fondo. Questo finisce lì in fondo. Bella questa. Qui è tutto di mattoni pieni. Bella questa. Cioccolato e mattonato. Un pozzo. Qui c'è un pozzo. Un pozzo, ma finisce lì. C'è un pozzo, viene qui vedere. C'è qualcosa. Qui c'è la doccia? No, a vedere dentro questo buco no. No, qui è... Qui è qualcosa che veniva, infatti. Lo so qui stavolta. Vedere, vedere. Un mattone. È tipo una stanzina, tutto in mattone. Quale? Dentro lì, dentro quel buco. No, dentro? Ma è tutto lì. Che odore di morte che esce da qua dentro, però. Sì, odore di morte. Sì, sì, di muffa pestona, soffitto a volta. Guarda in basso, magari ci sono. No, però c'è un buco. Dove è un buco? Cosa che c'è? C'è un buco in uno stanzino, ma stanzino murato inaccessibile da nessun'altra parte. Entra una casa. No. Cos'è? Un cumulo di macerie. Sono un cumulo di macerie. Vedere? Butta dietro con la zucca.
Ancora. Niente dentro, ma. Aspetta, mi giro di qua. Aspetta, Dai, dai che fai cagare. Buona. Buona. Non c'è niente? Sì, però c'è. Muro come qui c'è un muro come qui, sopra c'è tutto un soffitto a volta. L'hanno sfondato. Poi. L'hanno sfondato, sopra c'è tutto un soffitto a volta. Mi sai che è stato altri gruppi. Hanno sfondato, però qui è. Cioè era, è già stato costruito il muro separato. Sì, vero. Lì era una stanzina. Era una stanzina che non si sa perché è stata murata. Cioè, tutta chiusa dentro così basta. Una volta. Sì, c'è il soffitto a volta come qua. È una galleria quella. Un pezzo di una galleria così murato. Tutto crollato dentro, tra l'altro. Ma sì, l'hanno riempito in parte. E questo probabilmente era un camino. Camino questo qua, sì. Qua dove facevano le pulizie. Yes. Qua sono già venuti a vedere. Sì, ma poi non c'è niente, finisce lì, si vede. Sì, sì, sì. Finisce lì. Quindi questi corridoi sono segnati sulla mappa. Sì, sì, ecco qui è quello con la sedia. No, hanno tolto la sedia. Una volta qui c'erano gli esaltati che facevano in sta stanza le sedute. Ci avevano piazzato in mezzo una sedia che quando arrivavi incuteva timore. Sì, ma però. Ascolta, cos'è che poteva essere qua? Ecco. Cos'era prima di essere un manicomio? Non lo so. E perché dico questo? Perché? Si scuote. No, no, perché c'è questo ciotolato? Il pavimento così che. Dici. Non è che lo facevano. Eh no. Così il ciotolato, Eh no, questo lo facevano. E te l'ho detto, perché questa deve essere una delle parti più antiche, infatti siamo vicino, davanti. In pratica questa era la villa. Quella dove adesso c'è. Siamo sotto a dove c'è. Oh, guarda, cavolo, il CERT. Hanno messo qui addirittura. Cioè. Questa è l'epoca. Siamo sotto dove c'è il CERT. E quello lì in origine. È una stampa. Sì, una stampa. Qualcosa ripreso dalla piazza della chiesa di. Non si è sa. Guarda che c'è una chiesa. C'è una stampa. Però quello lì. Qui stavo dicendo, siamo sotto. A quello dove l'edificio dove adesso c'è CERT, che è in antichità, in origine doveva essere l'edificio, in pratica la portineria, il davanti del palazzo, l'ingresso dove stavano l'accoglienza per gli ospiti. Quindi anche questo è per forza antico. Sì, no, è una delle parti più antiche. Sì, no, si vedono i muri, non è cemento armato. I sassi appunto sono ciottoli. Hai visto questa stampa? Dalla piazza della chiesa, chissà dov'è che è. Firenze. Piazza della chiesa di. Beh, in effetti quella sembra fiera la cupola di Firenze. Firenze. Come aspetto, però il campanile. Anche il campanile di. Sì. Boh, sì, però è Firenze. Firenze. Sì, sì, il campanile è quello. La cupola pure. Yes, di cui invece si esce, è il punto dove quando eravamo venuti con la sensitiva di notte, dove c'era il K2 rilevatore che dava tanti segnali, qui invece oggi il rilevatore è fermo quasi tutto il tempo e siamo all'aperto. E questa qui è il reparto, quello che doveva essere probabilmente la scuola. Almeno al piano di sopra ci sono aule con banchi e sembrerebbe tanto una scuola. E dopo aver fatto un bel giro dei sotterranei e essere usciti da sopra, siamo tornati di sotto dove c'è il corridoio che porta al reparto degli agitati, quello murato, il primo che abbiamo cercato di tirare giù, e ancora i ragazzi cercano di tirarlo giù di nuovo.
ma questa volta di tirarlo giù, almeno di aprire un pertugio per poter far entrare l'endoscopio, almeno quello. Cioè il muro va dentro più di un metro, la canna... Come fuori, vediamo cosa c'è? Come se teniamo fuori, vediamo quanto c'è dentro? Tirate fuori tu, mettiamo dentro l'endoscopio. Riuscire a tirarlo fuori. Ma non va più, non entra più. Aspetta, fermo. Qua. Puttana! Sarà un 80 centimetri. Sì, più o meno. Se basta. Entra di tutto sto pezzo e ancora di là non si esce. Anzi, si blocca. Perché passa fuori la roba dal tubo? Terra, cos'era? Terra? Sì, stai facendo il carotaggio in tutto terra. Ma dai, terra? No. È terra, mi sa che non c'è niente di là, eh. Hanno riempito. Che quindi è tutto interrato? C'era, hanno riempito. Questa qua dimostrano che di là andava la galleria. Sì, quelli sono i tubi che sostenevano, cioè i ferri che sostenevano le tubazioni. Facendo dei lavori di ristrutturazione hanno riempito la galleria perché se non serviva più, vi hanno messo la mattonata perché... Comunque in che anni può darsi che, visto il mattone pieno, che anni erano? Che anni erano? Questi qua non è... Beh, quando è, quando è andato in disuso l'ospedale era nel 97. Anni 90 qua sono... però no, questi li ho messi prima, molto prima. No, ma negli anni 40 sì, 40-50 abbastanza che... Il mattone è pieno così comunque. Comunque lì dal tubo esce terra proprio, il carotaggio totale. Questo qua dimostrava il fatto che passavano delle tubature. Sì, c'era il reparto di là. Di là c'erano i sotterranei. Ed l'hanno fatto per consolidare, perché se loro buttavano la terra andava avanti e sopra praticamente c'era uno smottamento che proseguiva. Mettendo la mattonata hanno riempito e basta. Infatti si vede proprio terra. Sì, sì. Terra. Peccato. Dagli quattro picchiare. Sì, sì, esce proprio. È pieno. Terra. Sottoterra, l'hanno interrato. Peccato. Abbiamo scoperto un altro mistero risolto di questo ospedale qua. E beh, tu ci ridi, voi ci ridete, ma fino adesso nessuno, a dire il vero, siamo i primi a essere qua sotto a aver scoperto che lì dietro non c'è niente, è stato interrato, perché anche i gestori, anche il comune, ho saputo di gente che ha chiesto documenti in giro per il comune di qui sotto, di cosa c'è, e il comune non ne sa più niente, è andato tutto disperso, quindi qui sotto no, i primi che hanno scoperto... hanno riscoperto che lì dietro è stato interrato, siamo noi. È successo oggi. Oh yeah. Ma prima di uscire, mentre stavamo tornando di fuori, passiamo di qua. Aspetta che vado avanti col fuoco. Che è un corridoio che porta a un altro reparto. Dove ci sono sotto... dovrebbero esserci stanzoni, stanze, magari qualche altro passaggio. Vediamo un po'. No, di là è sottoscala. Di qui si va avanti. Di qui si esce. Amianto, bello Eternit. No, bla. Quelle lì sono fibre di amianto, sì. È vero, è vero. Sì, con dentro... Comunque qui niente, è finito qua questo. E allora di là che si va avanti. E di qua che... Infatti... Qui stanze vuote devono essere magazzini questi. Ci sono magazzini attivi. Tombino. Vediamo cosa c'è. La fai. Questo sarà bello pesante. Aspetta, se si imposta. Niente. Finito lì. Niente. Tubazioni basta. E poi c'era anche il pavimento d'epoca, solo che ormai è tutto devastato. Qui c'è qualcosa?
Un altro tombino. Chiuso. Silenzio un attimo, per favore. No, sente, però l'avete sentito chiaramente, cioè l'abbiamo sentito tutti. Ritorniamo là. Che cosa? Sembrava, poteva essere un bambino che piangeva o un gatto. No, io non ho sentito niente. No, abbiamo sentito lui. Noi che eravamo più avanti, noi che eravamo più avanti l'abbiamo sentito bene. Piange. Oh. Magari un gatto. Eravamo di qui da questa parte eravamo. Rilevatore sta fermo. In effetti qui c'è un'apertura che poteva essere un suono che veniva da fuori. Però così all'improvviso, beh, strano. E qui siamo nel seminterrato del reparto prima destra, che dà sulla strada, in realtà non so cosa fosse. Cisterna dell'acqua. Non so, però ecco, dentro qua, dentro questo stanzino qua, quando eravamo venuti con la sensitiva, qua il rilevatore impazziva anche lui qua dentro. Adesso un tubo. È stato proprio buttato giù, ma c'è l'apertura la stessa. Nella stessa stanza. Sì. Sì, quando entro sta caldaia. E di là ci sono stanze simmetriche, dovrebbero esserci. Sì, perché il buco nel muro c'è. Anche per le mattonate. Wow, com'è diverso però venirci di giorno qua. Quando sono venuto di notte non c'era la luce che entrava dalle finestre, era proprio buio, 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 buio. E qui in fondo forse c'è una stanza a sinistra. Che però è una stanza vuota. Con le panchine. Quando c'ero venuto non c'erano le panchine. Le hanno messe recentemente. Anche se sembrano impolverate con polvere da chissà quando. E siamo usciti al sole. Siamo davanti al famoso cancello del reparto agitati. Visto, gli abbiamo rivelato cosa c'è dietro a quei muri, ovvero niente, terra. Ringrazio per la presenza Gianna e tutti gli amici del gruppo Speleo Kai di Varallo, e ci vediamo alla prossima esplorazione, e di nuovo buon Halloween a tutti. Oh yeah.